Io sono Livia, vengo da Cesena e studio a Bologna. Sono Carmen Fizzarotti, una compositrice, sono barese di nascita, mi sono formata a Milano. Io sono Ingrid, vengo da Udine. Io sono Michele Bernabei, compositore di area milanese, però adesso sono austriaco, nel senso che adesso vivo a Graz. Peter Baietta, ho 32 anni, sono compositore, insegnante e ricercatore. Salve, sono Cosimo Carobani, sono uno dei 6 compositori scelti per questa residenza per ragazzi e ragazze. La nostra esperienza è stata veramente molto interessante perché abbiamo avuto la possibilità di poter lavorare non solo a stretto contatto con un compositore di eccellenza che è Paolo Aralla e un violoncellista specializzato nella musica contemporanea che è Francesco Dillo, ma anche abbiamo avuto la possibilità di poterci confrontare, visto che veniamo da 6 ambienti e da 6 città, da 6 parti d'Italia totalmente diverse. E è stato un progetto sicuramente fantastico proprio perché ricrea quella voglia di lavorare insieme, di scambiarsi idee, soprattutto dopo un periodo difficilissimo come quello della quarantena. Invece la possibilità di ritrovarci all'interno di uno spazio immerso nella natura, che dà anche il tempo e la possibilità di pensare, di immaginare, di parlare, di ritrovarci, ecco, questo è stato veramente impagabile. Questa settimana ho avuto il piacere di condividere questa esperienza con altri 5 compositori giovani. Era un'esperienza, diciamo, life changing per me. È stata un'esperienza molto particolare perché il fatto di avere l'esecutore stesso, l'esecutore in persona, lì con noi, praticamente a disposizione 24 ore su 24, e parlo veramente di 24 su 24, anche proprio per capire il punto di vista di un esecutore, cioè di come vede la parte, di come, non so, una banalità, le girate di pagina. Ecco, nessuna di noi due ad esempio aveva pensato alle girate di pagina, piccolo esempio. Questa sera potrete sentire gli esiti di questa per noi lunghissima, incredibile settimana. È stata un'esperienza incredibile perché è stata un'esperienza di composizione condivisa. Noi siamo degli studenti di composizione o giovani compositori che abbiamo avuto l'opportunità di uscire dalla dimensione del solipsistica del compositore un po' racchiuso nell'eremo che scrive da solo e di scrivere di fatto in 6. Il fatto di trovarsi al Palazzo di Rodiano tutti e 6 chiusi tra virgolette lì ha creato una sorta di bolla fuori dallo spazio, sicuramente, perché non capita tutti i giorni di venire in posti così. È stata una cosa veramente emozionante, veramente diversa e che forse getta un seme per quello che sarà la composizione futura. Io la immagino più una cosa collettiva, una cosa come il cinema, l'opera di tante persone. Non credo più nella figura del compositore solo, monade, che sforna capolavori dalla sua stanza, ma credo in un'idea di comunità.